anche le grandi fratture della vita possono essere riparate, proprio come l'antica ed affascinante arte giapponese del kintsugi. È questo il trade union tra le giovani esistenze narrate nel film La mia seconda volta, per la regia di Alberto Gelpi, ispirato alla storia vera di Giorgia Benusiglio, la ragazza salvata in extremis dopo aver assunto una piccola quantità di ecstasy. Nel film la storia di Giorgia, interpretata da Maria Chiara Dimitri, si interseca indissolubilmente con quella di Ludovica, impersonata da Aurora Ruffino, vite ambientate sul territorio marchigiano. Il film, realizzato con la partnership di Banca Macerata e distribuito dalla Dominus Production, è stato presentato nella serata di giovedì 21 marzo al folto pubblico raccoltosi nelle sale del Multiplex 2000 di Piediripa per incontrare il cast. A fare gli onori di casa l'attore e produttore marchigiano Simone Riccioni. Allora, Simone Riccioni alle prese con questo nuovo film, La mia seconda volta, un modo particolare di parlare ai giovani. Partiamo subito da questo: qual è stata la reazione che ha registrato nei vari cinema? Sta registrando una bellissima reazione, soprattutto tra i giovani, perché non avrei mai immaginato che i ragazzi potessero appassionarsi così tanto a una storia vera, ma molto dolorosa anche, perché è un film drammatico, non è un film, non è una commedia, e quindi sono veramente molto contento di questo. Qual è il giusto modo per raccontare alcuni fatti che appunto riguardano il mondo giovanile, e da attore qual è il giusto modo per interpretarli? Facciamo evidente riferimento alla storia. Sì, allora, per quanto riguarda l'interpretazione, penso che l'aiuto mi sia stato dato anche dal regista, che aveva una chiave, diciamo, esterna, perché nel momento in cui sei interno al personaggio sicuramente non sei ancora così lucido da fare tutto quanto da solo. Per il resto io sono contentissimo di aver intrapreso una strada del genere, perché quando racconti qualcosa con il cuore alla gente arriva. Infatti si dice sempre che quando uno vuole scrivere qualcosa o fare un film deve partire prima da qualcosa che gli è veramente capitato, per arrivare prima alle persone. Poi i scenari, che sono quelli marchigiani, insomma, anche questa casa per certi versi, no? Certo. Perché tu sei di Coridonia. Questa volontà anche di illuminare i centri marchigiani, ancora una volta. Sì, ci sto provando, avrei bisogno di un aiuto, piano piano sono convinto che arriverà, è il terzo, quindi adesso iniziamo a far capire che magari stiamo facendo sul serio e non ci stiamo solamente divertendo a fare il cinema. Di seguito le parole del regista Alberto Gelpi. È la mia seconda volta con Simone Riccioni. Com'è Simone Riccioni come attore e non solo? È un matto, e lo sapete già, ed è un bravissimo attore. E io lo vedo più in ruoli drammatici che in ruoli semplici. E sul precedente film che ha avuto, che è stata la ragione per cui ho conosciuto Simone ad un casting, e l'ho cercato fortemente. E questo ha portato alla stavolta che lui da produttore mi chiamasse come regista per La mia seconda volta. Da regista, qual è il giusto modo di raccontare temi particolari, delicati per il mondo giovanile, rivolgendosi proprio a un pubblico giovane? È quello di emozionare le persone. I ragazzi sono come un arcobaleno di tanti colori, ognuno ha il suo: rosso, giallo, verde, blu. E questi colori dipendono dal percorso di formazione che hanno avuto, dall'età, dall'attitudine della stessa persona, dal carattere, dalla famiglia. Il grande pregio che stiamo vedendo è che con i ragazzi questa storia entra nel cuore, anche di chi non la vuole ascoltare, perché entrando tramite i sentimenti nel cuore delle persone, allora si rompono le barriere che spesso si hanno magari quando si ha 16 a 7 anni, per cui non si vuole ascoltare, a prescindere. A seguire l'attrice Aurora Ruffino. Tu hai già trattato, pensiamo subito a Braccialetti Rossi, hai già trattato dei temi, insomma, particolari, con particolare cautela, che riguardano il mondo giovanile, e qui ancora una volta sei immersa in questo contesto. Come hai affrontato questa avventura? Guarda, ti dico subito, data la tua premessa, che questi sono i progetti a cui tengo in modo particolare partecipare, no? Perché sono quei progetti pieni di significato, che mandano dei messaggi e che possono veramente aiutare i giovani, possono aiutarli a pensare di più,
anche solo non avete idea quanti messaggi noi riceviamo sempre. Adesso abbiamo incontrato tantissimi studenti, oggi ne abbiamo incontrati circa 2000, le domande meravigliose che ci fanno, i messaggi che ci mandano, dove ci dicono che comunque sono stati colpiti dalla storia e che questo magari li spingerà a non provare in futuro quella pasticca di ecstasy. Questo è il motivo per cui io amo fare questo mestiere, e tutto il resto non ha valore, non mi interessa. Una prima volta sul grande schermo per Maria Chiara Dimitri. Praticamente questa è la mia prima volta, se scusate il gioco di parole, però insomma, primo film da un personaggio così importante quale Giorgia, quindi chiamiamola una delle protagoniste. Sicuramente l'importanza è tanta e c'è stata una grande responsabilità da parte mia, una grande presa di posizione verso questo personaggio e il desiderio di poter passare il messaggio più chiaramente possibile e allo stesso tempo però senza fare né moralismi né minimamente costringere le persone a pensare al proibizionismo fine a se stesso. Non serve a niente, tutto ciò che noi vogliamo fare è rendere consapevoli le persone di quello che stanno in quel momento guardando, pensando, decidendo, affrontando. Poi la decisione sarà sempre e comunque la loro, però ciò che è importante fare è rendere consapevole questa decisione. Spazio anche per attori emergenti marchigiani come Enrico Verdicchio. La marchigianità, ha annunciato Simone Riccioni, c'è. La marchigianità è presente in tutto il film perché il film è interamente girato nelle Marche e quindi abbiamo valorizzato il nostro territorio che purtroppo è stato martoriato negli ultimi anni da eventi catastrofici e noi ci siamo impegnati proprio per questo. E questo è un punto che va a favore delle Marche, del nostro territorio, della nostra terra. E quindi è marchigiano per questo. In più sono orgoglioso di far parte di questa avventura con queste splendide persone, con i miei colleghi. Come diceva Maria Chiara, anche per me è la prima volta farlo, cioè andare nel grande schermo con un film con questo peso sociale e culturale, per me è un grande orgoglio e sono molto felice. Significa fare un film con Simone Riccioni? Ormai insomma il pubblico lo conosce, gli attori come lo vedono? Gli attori lo vedono come un ragazzo intelligente, un ragazzo simpatico, un grande produttore, un grandissimo professionista e nulla, ora è diventato anche un grande amico.